Io credo che in questo momento storico ci siano anche delle posizioni ferme da prendere. Il caso Navalny in Russia è inaccettabile, ci auguriamo venga e possa essere scarcerato il prima possibile. Noi abbiamo di fronte un pericoloso momento legato alla tutela dei diritti umani, una pericolosa violazione dei diritti umani in diverse parti del mondo, su cui serve fermezza. Verso la fine dell'anno elimineremo gradualmente le misure di sostegno all'economia. Queste le inquietanti parole del ministro dell'economia Daniele Franco, intervenuto a un evento organizzato da Bloomberg. Nelle prossime settimane saranno introdotte ulteriori misure di sostegno. Dopo Pasqua la situazione migliorerà e tornerà alla normalità verso maggio e giugno. Mario Draghi, nella sua ultima conferenza stampa, aveva dichiarato che questo è un anno in cui non si chiedono i soldi, ma si danno. Tuttavia, l'ultimo decreto ha rivelato modalità e entità di erogazione dei sussidi economici perfettamente in linea con il passato. Pertanto, la dichiarazione del ministro Franco si accorda perfettamente con quelle che Draghi pronunciò in occasione del suo discorso di fiducia al Senato. Il governo dovrà proteggere tutti i lavoratori, ma sarebbe un errore proteggere indifferentemente tutte le attività economiche. Quello che il governo veicola a gran parte dell'opinione pubblica come sostegno e ristori, altro non è che elemosine di Stato del tutto insufficienti a sanare le perdite di un tessuto economico trasversalmente massacrato dagli effetti delle restrizioni. Il graduale ritorno alla normalità non sarà altro che uno scenario di macerie che solo il potere dell'informazione mainstream sarà in grado di oscurare ed edulcorare. Tagli in vista da parte del CEO del gruppo Stellantis Carlo Tavares sugli stabilimenti italiani. Il gruppo multinazionale nato dalla fusione di FCA e PSA Peugeot sta infatti per iniziare a ridurre le spese in Italia. La stretta, di ben 5 miliardi di euro, potrebbe partire dagli stabilimenti di Melfi e Sevel e riguarderà somme sui servizi esterni, come pulizia e mensa, per poi estendersi gradualmente a tutte le altre fabbriche del gruppo. Tagli che rischiano di essere controproducenti per le operazioni di lavoro quotidiano all'interno delle strutture Stellantis. A peggiorare il quadro, la cassa integrazione che procede nella maggior parte degli stabilimenti come Melfi, Cassino, Grugliasco e Mirafiori, nonostante le dichiarazioni di Tavares ai sindacati che non hanno rassicurato i lavoratori sul fronte tagli, visto che, come ha sottolineato dal quotidiano La Verità, le alternative da parte del gruppo per risparmiare sono ridotte all'osso. Una situazione già vissuta dai lavoratori Opel dopo l'acquisizione da parte di PSA, dove sempre Tavares riuscì a riportare i bilanci dell'azienda in attivo sulla pelle però di 8.000 dei 38.000 dipendenti. In Italia per ora, nonostante le forti preoccupazioni, non dovrebbero esserci al momento modifiche sui livelli occupazionali, dato che, come affermato dallo stesso CEO di Stellantis, il costo del lavoro nella penisola resta tra i più competitivi. I tanto temuti effetti economici della dichiarata pandemia di Covid-19 sono ormai una realtà statistica. I numeri che se ne ricavano sono inappellabili. Il disastro causato dallo stop dell'economia globale ha gettato nella povertà più di 130 milioni di persone in tutto il mondo. La situazione è particolarmente allarmante in India, ma neanche un paese in forte crescita come la Cina riesce a uscirne indenne. Secondo uno studio del Pew Research Center di Washington, sono infatti 10 milioni i cinesi che si sono visti espulsi dalla classe media e rientrano oggi in una fascia di reddito inferiore. Le cose non vanno meglio in Italia, dove oltre 10 milioni di persone sono a rischio povertà. I dati calcolati dal centro studi di un'impresa si riferiscono a fine 2020 e sono ottenuti sommando ai 4 milioni di disoccupati gli oltre 6 milioni di lavoratori in posizione precaria. In totale in Italia ci sono 1.200.000 nuovi poveri rispetto a 5 anni fa. Lo studio segnala che le restrizioni hanno causato una contrazione del giro d'affari del 12,4% rispetto al 2019, meno 12% per le aziende, meno 6% per le partite IVA. In Italia, come altrove, la classe media sembra essere tra le vittime preferite del Covid.
Lockdown e vaccini. C'è poco altro da aggiungere per spiegare la strategia portata avanti dalla maggior parte dei paesi europei per far fronte al Covid-19. Non fa eccezione il Regno Unito, che ha appena allentato le severissime restrizioni delle ultime settimane, ma sta già pensando alle chiusure della stagione estiva. Il governo di Boris Johnson vuole blindarsi a lungo termine e ha annunciato che andare in ferie in Europa non sarà più un'opzione. I viaggi verso il continente non rientrano nei canoni della nuova normalità, saranno anzi punibili a norma di legge. L'idea del governo è infatti quella di far pagare multe di 5.000 sterline a chiunque si rechi all'estero senza una valida ragione, una proibizione che almeno per il momento si estende fino al mese di luglio. Sul fronte vaccini l'esecutivo britannico si sta mostrando altrettanto intransigente e intende rendere obbligatoria l'iniezione per tutti gli operatori sanitari. Un totale di 1,5 milioni di imprese in tutto il paese, rappresentanti di una categoria tradizionalmente restia ai vaccini. A Londra solo un operatore sanitario su 4 ha deciso di farsi immunizzare. Gli altri 3 verranno presto messi nelle condizioni di dover scegliere se conservare il posto di lavoro o conservare la libertà di scegliere come curarsi. 2 tamponi a settimana sono il prezzo che i bambini di Bolzano dovranno pagare per poter godere del privilegio di andare a scuola. Per chi si rifiutasse c'è la didattica a distanza. Lo stabilisce un'ordinanza firmata dal presidente della provincia autonoma, Arno Kompatscher, che ha parlato di un progetto sperimentale di screening portato avanti dalle autorità sanitarie. Analogamente a quanto succede con i passaporti vaccinali che stanno prendendo piede in diversi paesi, l'iniziativa della provincia di Bolzano non prevede obbligo alcuno, ma finisce comunque per castigare i cittadini che non si piegano alle raccomandazioni ufficiali. Nello specifico, l'intenzione di Kompatscher è che i bambini di elementari e medie realizzino continuamente dei test fai da te utilizzando degli speciali tamponi gratuiti che non richiedono l'impiego di personale sanitario. Rifiutare questa prassi comporterà l'allontanamento del bambino dalla classe. Popolo che cresce, che si prepara con consapevolezza ad altre sfide che ci stanno per travolgere, come se non bastassero quelle attuali. Vogliamo ancora essere la democrazia nella comunicazione che ti rigenera, così che ogni sera durante il coprifuoco tu possa guardare le stelle, sentirti piccolo di fronte alla bellezza della natura, così che tu possa scegliere insieme a noi di fare qualcosa per salvare il mondo dalla follia dei grandi padroni universali che lo governano. Ma scegli oggi, perché il domani non lo conosciamo purtroppo. Qui sotto trovi le nostre coordinate bancarie. Passaparola. 40.000 euro per gli attuali 27.000 iscritti al nostro canale YouTube non sono molti per un vero servizio pubblico di informazione sui fatti di tutto il mondo e per andare oltre la censura e oltre la menzogna. Ti aspettiamo. Insieme cambiamo il mondo. Più i bambini giocano con tablet, telefoni o console, più è probabile che sviluppino problemi comportamentali. Lo afferma uno studio di ricercatori finlandesi, rilevando come soggetti in fascia di età prescolare che utilizzano supporti elettronici abbiano maggiori possibilità di diventare iperattivi. Lo studio pubblicato giovedì sulla rivista BMJ Open ha analizzato circa 700 bambini finlandesi ed ha rilevato i dati sugli effetti della permanenza di fronte agli schermi luminosi tra i 18 mesi e i 5 anni di età. I risultati sottolineano come l'aumento del tempo trascorso con i dispositivi sia direttamente proporzionale ai fattori di rischio a lungo termine che causerebbero problemi nello sviluppo socio-emotivo dei bambini. Il 95% dei bambini oggetto dello studio trascorre più di un'ora al giorno davanti a uno schermo. I tempi rilevati partono da una media giornaliera di 32 minuti per i soggetti di 18 mesi fino a salire a 114 minuti per tutti quelli di 5 anni, quasi il doppio del limite raccomandato dalle linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità fissato ad un'ora al giorno. I ricercatori hanno concluso che la probabilità di avere un figlio con problemi comportamentali in ambito scolastico è più probabile per coloro che non impongono regole all'osservanza dei limiti temporali. Abbiamo 1 milione di tonnellate di acqua contaminata da attrito e altre scorie nucleari da buttare in mare e ci serve un complice istituzionale mediaticamente al di sopra delle parti. Questo, fra le righe, il messaggio inviato dal paese dei samurai all'ONU. Dietro ai caratteri digitali del messaggio si scorge una delle peggiori catastrofi ambientali dei nostri tempi.
A questo proposito si sono riuniti virtualmente il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Rafael Grossi, e il ministro dell'Economia nipponica, Hiroshi Kajimaya. All'ordine del giorno il riversamento in mare dell'enorme rimanenza, in costante aumento, delle acque contaminate. Dal momento dell'incidente nucleare della base costruita sulla costa, a 4 metri sul livello del mare in una zona soggetta a tsunami, siamo arrivati a 1 milione di tonnellate di acqua avvelenata immagazzinata. La soluzione proposta da Tokyo già da alcuni mesi è quella del riversamento nell'oceano. Premesso che per tenere raffreddati i resti dei reattori in attesa dello smantellamento bisogna farvi circolare un flusso continuo di acqua che finisce in un migliaio di enormi serbatoi, ormai già tutti pieni, il riversamento in mare potrebbe andare avanti per anni. In un'intervista rilasciata al quotidiano Financial Times, il ministro dell'economia giapponese Hiroshi Kajimaya ha dichiarato che l'energia nucleare sarà essenziale per il raggiungimento dell'obiettivo di azzeramento delle emissioni nette di carbonio entro il 2050. Dalla torre della filantropia è Bill Gates, già fondatore di Terra Power, società che tramite mini reattori nucleari intende integrare energia eolica e solare e quella delle centrali nucleari. A ribadire il concetto espresso dal ministro nipponico, l'energia atomica è necessaria ed è la più verde che esiste. Le critiche più pesanti provengono da Greenpeace e da altri gruppi ambientalisti, secondo i quali non ci sarebbero prove di decontaminazioni delle acque che dovrebbero finire nell'oceano. A rischio, spiegano, è lo stesso DNA umano. Inoltre, aggiunge Greenpeace, quelle acque contengono pericolosi livelli di carbonio 14. L'impatto sarà catastrofico, gridano i pescatori. Dai mondi sommersi, pesci e vita sottomarina mantengono il massimo riserbo, ma è di eutanasia dell'oceano mare che stiamo parlando. Fino al 2015 il nucleare civile ha prodotto 2.400 tonnellate di plutonio che, aggiunto all'uranio impoverito prodotto dal nucleare militare, sarebbe facilmente usabile per produrre armi. Il diavolo fa le pentole ma non i coperchi. A quelli ci pensano Bill e la Green Economy. Da avvocato del popolo italiano a quello del Movimento 5 Stelle. Sembra essere questo il ruolo dell'ex premier, sebbene sia stato arruolato dal fondatore Beppe Grillo come guida della forza politica. La nuova sfida di Conte si chiama Davide Casaleggio, figlio del cofondatore Gianroberto, che esigerebbe 450.000 euro di arretrati dai parlamentari grillini per i costi di gestione della piattaforma Rousseau di sua proprietà. Conte starebbe lavorando al nuovo statuto del movimento, ma prima dovrà ammorbidire la posizione di Casaleggio, che sembra irremovibile nelle sue intenzioni. Senza il pagamento dei saldi dovuti dagli eletti pentastellati, non consentirà alcuna modifica statutaria, tantomeno la nomina leader di Conte. Non si può bloccare la vita del partito di maggioranza in Parlamento per la pretesa economica di un privato che gestisce un sito web. Queste sarebbero le due parole di Conte, che si sarebbe riunito con alcuni suoi giuristi di fiducia per definire la propria strategia legale. Tutti i tentativi di accordo con Casaleggio sono finora falliti. Intanto il nuovo movimento ha provveduto all'apertura di un conto corrente per svincolarsi finanziariamente dall'associazione Rousseau. Un finale inglorioso per il popolo pentastellato, che sembra accorgersi solo oggi dell'inquietante struttura piramidale della propria organizzazione, tipica delle peggiori espressioni antidemocratiche. Il rischio concreto è quello di cedere il passo alla destra e per questo le alleanze sono più che benvenute, specialmente con i compagni scompagnati del Movimento 5 Stelle. Con altre parole, ma questo, in buona sostanza, è il messaggio emanato dal franco professore nuovo segretario di quel che resta del Partito Democratico di ispirazione ultraliberista. Per battere il centrodestra serve l'alleanza con dentro i 5 Stelle, titola lo psico quotidiano La Stampa. Faremo di tutto per evitare le elezioni, spiega saccentemente il professor Reta al quotidiano spagnolo La Vanguardia, aggiungendo però che non sarà una cosa facile. Sono sicuro che con Conte ci capiremo, assicura il nuovo segretario del partito, da cui, in nome dell'economia delle relazioni umane, era stato detronizzato dal rottamatore obamiano Matteo Renzi. È più che una mezza rivoluzione quella lanciata dal nuovo segretario, scrive il quotidiano Il Tirreno, in quel di Toscana, dove hanno sede la Scuola Normale di Pisa e l'Università Sant'Anna, da cui provengono i più titolati campioni del neoliberismo italico, che qualcuno ha soprannominato collaborazionisti traditori della patria.
Io sono disposto a dialogare con tutti, anche con Italia dei Valori, rassicura il nuovo capo in lingua metademocratica. Non siamo noi a dover spiegare il nostro sostegno a Draghi, articola Letta aggiungendo che semmai sono Salvini e la Lega a dover spiegare il loro. La solita solfa, ma la strategia è segnata e riporta ad un passato sapientemente artefatto da una propaganda senza fine che dal 1948 in poi ha manipolato il popolo italiano, proiettandolo in uno scontro sinistra-destra mai realmente esistito, ma così martellante da cancellare progressivamente ogni voce critica, partendo da Pasolini, passando da Peppino Impastato e dai magistrati antimafia Falcone e Borsellino. Come spiega l'incontestabile legge di Murphy, se qualcosa può andare storto, lo farà. E per il fu Partito Comunista Italiano, peggio di così davvero non poteva andare. L'instabilità sembra ormai essere endemica alla politica israeliana. Per la quarta volta in 2 anni i cittadini sono stati chiamati al voto e ancora una volta non si sono espressi in modo chiaro. Il Likud, partito del primo ministro Netanyahu, si conferma come la formazione più votata. La frammentazione del resto del voto rende però difficile la formazione di alleanze stabili. Per poter governare, Netanyahu guarderà probabilmente alla destra nazionalista di Naftali Bennett, ma in sostanza le elezioni non sembrano aver spostato in modo significativo gli equilibri del Parlamento, che difficilmente uscirà da una situazione di stallo che dura ormai da 2 anni. Il leader del Likud ha già paventato la possibilità di tornare alle urne a breve qualora risultasse impossibile formare il governo. Quelle di ieri sono state le elezioni con l'affluenza più bassa degli ultimi 10 anni. La comunità arabo-israeliana in particolare sembra aver disertato le urne. Questo nonostante le autorità israeliane abbiano battuto tutti i precedenti record di spese elettorali per adeguare il processo di voto alle norme anti-Covid. Un obiettivo che hanno mancato, almeno stando ai dati che ieri indicavano che solo una minima parte dei malati era riuscita a esprimere il proprio voto.